Mercato Ayew, Paratici pronto a piazzare il colpo, grandi movimenti in arrivo. Indiscrezioni, voci e news continuano a rincorrersi per quanto riguarda il calciomercato della Juventus. La stagione dei bianconeri infatti può considerarsi chiusa dopo l'amara eliminazione dalla Champions League e l'ottavo scudetto consecutivo ormai in tasca e i dirigenti juventini ovviamente pensano già al prossimo mercato. L'obiettivo è chiaro, migliorare ancor di più la qualità complessiva della rosa e rinforzarsi per tentare un nuovo assalto alla Champions. Tra i tanti nomi in ballo, ce n'è uno che sembrerebbe essere sempre più vicino, come confermato dalle ultime notizie provenienti dall'Inghilterra. Secondo la clamorosa novità riportata dal The Sun infatti, la Juve avrebbe battuto la concorrenza delle big di Premier League e avrebbe ormai messo le mani su Tanguy Ndombele. Il 22enne centrocampista del Lione è uno degli obiettivi primari di Paratici, che avrebbe accelerato e sarebbe ad un passo dal colpaccio da ben 70 milioni di euro. Una notizia esplosiva che andrà verificata nelle prossime ore, ma attenzione perché non è finita qua. Nel frattempo infatti in casa Juventus stanno circolando anche altre enormi indiscrezioni di calciomercato che stanno scuotendo tutto l'ambiente bianconero. La Juventus nel prossimo calciomercato estivo potrebbe salutare un suo pilastro. Un'accesa discussione con Allegri porterebbe alla cessione già a giugno, i dettagli. La sconfitta con l'Ajax e la conseguente eliminazione dalla Champions League starebbe portando non pochi strascichi in casa Juventus. In attesa di affrontare la Fiorentina nel match che con ogni probabilità sarà seguito dalla festa scudetto, il focus del club bianconero tornerebbe sul mercato estivo. Sarebbe clamorosa, se confermata, la voce della stampa secondo cui Mario Mandzukic avrebbe avuto una forte discussione con Allegri nel prepartita di Juventus-Ajax. Ecco cosa sarebbe realmente accaduto. Calciomercato Juventus, Mandzukic può partire, le ultime. Mandzukic ha un problema al tendine e difficilmente tornerà a disposizione prima del termine della stagione, così Max Allegri aveva chiarito la situazione intorno all'assenza della punta croata sin dagli scorsi giorni. Assenza che troverebbe però la reale spiegazione in uno screzio tra l'ex allenatore del Milan ed il 32enne centravanti. Una situazione spinosa che porrebbe in bilico il futuro dello stesso Mandzukic. Già corteggiato a più riprese nei mesi scorsi dal campionato cinese, il croato ha da poco rinnovato il contratto fino al 30 giugno 2021. Da molto complesso a plausibile in queste ore un possibile divorzio a giugno, con l'opzione cinese sempre viva. Sarebbero due le alternative all'ex Bayern, sul taccuino di Paratici. Mauro Icardi lascerà l'Inter in estate e la Juventus, che da mesi corteggia l'argentino, potrebbe tentare l'assalto decisivo per strappare ai nerazzurri il loro ex capitano. Operazione da non meno di 70 milioni di euro. L'altra opzione porterebbe a Romelu Lukaku, in scadenza nel 2022 e con l'opzione per un altro anno con i Red Devils. Sul belga in forza al Manchester United potrebbe tornare l'Inter in caso di approdo di Conte in panchina. Un intreccio di mercato con una quasi certezza, il futuro di Mandzukic potrebbe, a sorpresa, essere lontano dalla Torino bianconera.